Dai, grazie mille Michele, grazie. Ma meno male che non ce ne vuote. Sono molte come noi in giro, perché sarebbe un disastro. Vabbè, ma infatti noi due siamo uniche, ci hanno messo qui a spararmi in chiate, ecco, un'ora dopo questa settimana. Vai Jack, vai, invece ho detto spararmi in chiate, oh mamma mia, vai Jack. Ciao bellissime, il valore più importante è la sincerità, perché è alla base di tutto. Poi volevo chiedervi perché in Italia non ci sono cantanti donne? Saluti Federico da Reggio Calabria. Ah, capito, non so. Bello, allora, uno ci sono. Qua. Due cantanti donne con due palle così. Quindi ne approfittiamo. Alteria, che sono io, suona nei No Speech, una band fortissima, bravissima, e buon lavoro a tutti. Quindi No Speech, Alteria, andate ad ascoltare. Le cantanti donne ci sono. Fortissima, bravissima, levissima, anche la Ketty. No, io lo so che magari voi media rockettari amerete probabilmente altri generi. Che palle, non ma io lo devo sempre dire, cazzo, questo è un po' il claim del mio gruppo. I Toxic Tuna fanno scagezze e ne andiamo fieri. Spacchiamo Ogul. Toxic Tuna, tono tossico, toxictuna.com, vai Jack. Comunque ecco, due cantanti ci sono. Bravi, bravi, bravi Harry. Vai. Ultimo, ciao Gnocchi, ciao te Jack. Fai culo il conformismo. Comunque qui in Italia il coraggio c'è, ma manca la gente che crede in te. Ah, i Dream Theater sono dei buffoni. Ma Britney Under è carina. Oh. No, allora abbiamo dato là ad una cosa incredibile. Ieri nella selezione di questi video che vi stiamo passando c'è stato un momento in cui sono inciampata in un video. Sapete che i Dream Theater hanno fatto varie cover dei Pink Floyd, e devo dire che c'era un live. Ti sto per picchiare, qualsiasi cosa tu stai per devo dire che c'era un live su una cover dei Pink Floyd. Premesso che non c'è paragone, certo, ok, quello che vuoi. Però la loro tecnica musicale, che è inconfutabile, ha portato comunque la band a fare anche delle performance live cover assolutamente stimabili. Questo per dire, penso che sia una band che suona molto bene, come penso lo pensiate anche tutti voi, però appunto poi effettivamente che palle, un po' pesanti. Guarda che a me spiace andarti contro, vorrei sempre essere dalla tua, però penso che la cover, che loro hanno rifatto tutto un disco dei Pink Floyd, e penso che sia stato l'insulto più grande che si potesse fare Pink Floyd, che hanno anima, passione, e Dream Theater li hanno proprio ammazzati. Questo è il mio parere, va bene? Io... Pink Floyd tutta la vita, Dream Theater non mi devono fare certe cose, va bene? No, no, io sono la moviola. Va bene, io su questa cosa comunque non sono d'accordo. No, non penso che abbiano tolto anima ai Pink Floyd. I Pink Floyd sono esistiti e saranno 11 per sempre. Le cover bisogna saperle fare. E loro non le sanno fare. Invece secondo me non le sanno fare. Ho detto sì, non va bene. Non le sanno fare. Allora, non permettetevi invece di fare una cover di questo brano dei Muse, giusto Jack? Lanciamo un video? Oh yeah. Questo brano dei Muse è veramente così. Si chiama Knights of Cydonia, ascoltatevi Origin of Symmetry perché è un album veramente tosto. 2001, quindi degli anni zero, però loro spaccano. Non lo sa! I Muse con Knights of Cydonia, ragazzi, che bomba, che bellissimo video, bello. Che botta di brano, che figata di band, parlavamo proprio con l'Alteria adesso, che in effetti loro spaccano soprattutto dal vivo, hanno una bellissima potenza. Il cantante è identico tale quale, è un disco proprio fatto e finito, e quindi... Sì, ho avuto la fortuna di vederli un paio d'anni fa, sono veramente, veramente, bravi. Veramente notevoli. Noi stimiamo i Muse. Vai Jack, vai, sentiamo Jack. Gli SMS. Ciao ragazze, il valore più importante per me è il rock. Il valore del rock porta a riflettere, ad avere dignità e a non arrendersi mai. Comunque i Dream Theater ci mettono l'anima. È solo che la gente, senza riflettere o ascoltare, ama giudicare. No, ma che poi sembra che io oggi stia difendendo i Dream Theater, quando veramente penso di aver ascoltato tanto per poterli criticare, ma di conoscere due brani, uno dei quali è Pull Me Under. Però ho fatto una critica sul cover dei Pink Floyd, perché do a Cesare quel che è di Cesare. Alteria, non ho capito, che palle. Comunque non ho detto niente, ho detto che mi fa anche gare. Vai, scherzo, sono bravissimi, vai. Ciao ragazze, io ho 27 anni, sposata da 10 con due splendidi bambini, di cui il secondo nato da poco. Quindi direi, viva l'amore, o no? Bacio grosso, Alessandra. Ciao, assolutamente. Sole, cuore, amore, vai Jake. Assolutamente.
Io la cosa di cui proprio non farei a meno è la mia batteria, che a differenza della mia ex è sempre fedele. Ciao Vale, ragazze siete grandissime, continuate così. Grazie, grazie Vale, noi ci proviamo, esatto. Ci proviamo. Sì, diciamo che lo strumento molto spesso tradisce un po' meno delle persone. Dai, take. Un ultimo ciao belle, per me i valori fondamentali della vita sono in ordine di importanza: l'amore, la sincerità e l'onestà. Ma la cosa triste è che le persone al mondo che portano avanti questi valori si contano sulle dita di una mano. PS, grazie per aver mandato i Dream Theater. Baci, Simo da Cagliari. Ciao Simo, noi siamo contentissime di averti mandato i Dream Theater perché... Dobbiamo dire una cosa. È la nostra band preferita. E qua che sbagli, diciamo la cosa come stanno, che Alterecchetti non apprezzano magari determinate band perché esatto. Hanno dei propri gusti personali, ma siccome sappiamo di avere il compito importante di condurre una trasmissione su Rock TV e non è che possiamo imporvi le nostre idee e basta, noi vi facciamo felici tutti. Bambini! Hai vinto! Vai Jack, ultimo messaggio. L'ultimo. Guardiamo un video. Ci guardiamo un video. Tocca a me. Andiamoci a vedere il Sonic Youth con Little Trouble Girl. Piccola ragazza con i problemi. Parla di me, eh? Ragazza con i problemi? Piccola, no, quindi non parla. Piccolissima, giovane. Grandissimi. Che peccato, è finito il video. Grandissimi Sonic Youth. No, un bellissimo video, dai. Una grande band. Assolutamente. Allora, noi abbiamo finito. Io vi ricordo. Io vi ricordo. Allora, abbiamo finito. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno guardato e ci hanno scritto anche oggi. Vi ricordo che esiste una pagina Facebook, Ketty Alteria, proprio come vedete scritto qui sotto. Veniteci a trovare. Abbiamo deciso che caricheremo i video che abbiamo passato durante la puntata sotto richiesta di un ascoltatore. Lo faremo così. Io non lo sapevo davvero. Abbiamo deciso, era un modo Hai di deciso, dire. Hai deciso, mi sembra giusto. Questa cosa. E in più vi ricordo, per quanto vi riguarda, che io sono Ketty, mi trovate sempre su Facebook singolarmente. Potete venire anche di informarvi sui prossimi appuntamenti. Lavoro anche come DJ questo venerdì, quindi 26 marzo, sarò al Bloom di Mezzago per un DJ set dopo una serata. Venite ad informarvene, Mezzago, provincia di Milano, quindi vicinissimo anche alle persone della bella metropoli. E sarà una concorrenza spietata perché invece io il venerdì 26 sarò a Milano anch'io, no scherzo, sarò con la mia band in NoSpeech, www.nospeech.it, NoSpeech, Facebook, NoSpeech, MySpace, alla Blues House di Milano in zona Viale Monza, un posto molto bello che al di là di NoSpeech merita di essere visitato. Detto questo, apro una parentesi e la chiudo subito. Ho cambiato pagina su Facebook, non mi troverete mai più, cercate se avete voglia di cercarmi sotto Alteria Official Page perché è successo un casino, insomma cercatemi. Va bene, invece io vi ricordo che esiste anche una band in cui canto, ci chiamiamo Toxic Tuna, le prossime novità che ci riguardano non riguardano l'Italia, bensì la Germania. Vabbè, se qualcuno di voi dall'1 al 4 aprile, al 5 aprile, periodo di Pasqua, fosse lì in vacanza, ci venga a cercare perché suoneremo in Deutschland, in Italia, e si tornerà tra un po'. Siamo prendiamo il pullman e veniamo tutti a vedere Ketty. Dai, tutti col pulmino. Noi intanto ci vediamo lunedì prossimo, se ne andiamo a magnà. Ciao belli, vi volemo bene, volemose bene, rock and roll e vive valori. Ciao ragazzi!